tutti amici di Tutto Android, siamo oggi qui 22 marzo alla presentazione ufficiale HTC della nuova linea One a Milano. Quello che andiamo adesso a vedere è l'HTC One V, il modello di fascia più bassa proposto quest'anno da HTC. HTC ha deciso di far uscire direttamente tutto quanto la linea One con Android 4.0, caratterizzato dalla nuova HTC Sense, che arriva alla versione 4.0. Il touchscreen di questo dispositivo è da 3,7 pollici con una risoluzione di 800x480, se non erro. Il processore da 1 GHz single core si comporta molto bene nella gestione del sistema. Il sistema è fluido, è reattivo e, nonostante si tratti di un dispositivo di fascia media, medio-bassa, constatiamo che la qualità è veramente ottima. La nuova Sense è molto bella esteticamente e presenta alcune funzionalità interessanti. Quello che vi mostriamo è la schermata del dialer, della composizione dei numeri. Poi abbiamo le mail, che sono organizzate in maniera efficiente, possono essere selezionate, vedete, più mail, e possono essere eseguite diverse azioni, esempio segnare come letto, eliminare o spostare, eccetera eccetera. Il design è ripreso dal mitico HTC Legend, che è stato una pietra miliare per HTC. La cosa particolare è questa sorta di mento, chiamiamolo, che era tipico dell'HTC Legend e che viene ripreso nel One V. Personalmente posso dire che non è un design che mi fa impazzire, ma ha avuto molto successo in passato e probabilmente lo avrà anche in futuro. La novità però grande della nuova Sense è la cosiddetta Image Sense, ovvero la nuova fotocamera. La nuova fotocamera è particolare perché, vedete, adesso abbiamo appena scattato una serie di immagini in quella che si chiama Photo Burst, ovvero una raffica di fotografie. Lo scatto è assolutamente immediato e quasi, oltre i limiti umani, impercettibile. La cosa particolare della nuova Sense è anche la possibilità di girare un video. Nel frattempo scattare delle foto. Vedete? Compare qui sotto la foto che ho appena scattato. E poi posso, una volta che ho fermato, andare a rivedere le foto scattate durante il video. Altra particolarità della nuova Sense è la nuova interfaccia di sblocco, che però è abbastanza simile a quella presente nella Sense 3.0. In ogni caso, ora abbiamo finito, per cui vi salutiamo.